come possiamo aiutare Elena a riprendere, a ritornare a quel ricordo lì e capire perché lei perde l'equilibrio, soprattutto quando si trova vicino al mare. Quindi andiamo subito sulla ferita da umiliazione ed è come se lei fosse sempre stata, come posso dire, non ritenuta abbastanza forte per affrontare delle cose, anche da bambina. Quindi questa super protezione, iperprotezione che vedo. Eccoci qui. Ciao Gabriella. Vedo Ciao Fabio. che i capelli tutti vamp oggi. Sono peggio delle donne. Sono peggio È delle vero, donne. confermo. I Sì. capelli sempre tirati dietro, tu invece wow. Allora, c'ho tutta l'attrezzatura da youtuber, pettine gigante. No, pettine gigante, specchio gigante. Sono proprio peggio delle donne, lo ripeto. Sì. Ok, Sì. bene, Ascoltami, oggi io così volevo introdurre, a parte che c'è una domanda a cui ci tenevo dare una risposta perché è di una carissima allieva. Io so chi è, non dico il cognome perché c'è l'anonimato, ma ho già capito chi è una mia cara allieva storica. E quindi ecco, come con tutti, abbi, mi raccomando, il massimo della cura, ma come con tutti, l'hai sempre avuta, insomma. Però prima di diciamo di parlare di lei, quindi di leggerti la domanda, volevo chiederti, proprio vedrai che poi si aggancia alla sua domanda, perché alla fine è lì che arriviamo. Io mi sono scritto: secondo te, quanto pesano i ricordi che possono riemergere, diciamo, nella vita? Cioè, noi abbiamo un ricordo che magari è sotterrato. E quanto possono pesare, quanto ci possono condizionare? ma secondo me tantissima, soprattutto i ricordi che non sono coscienti. Diciamo che sono quei ricordi immagazzinati nel nostro subconscio che molto spesso abbiamo rimosso o sono stati così impattanti, così dolorosi che proprio abbiamo fatto finta di non averli neanche vissuti. E sicuramente pesano tantissimo la nostra vita perché la dirigono, nel senso che a me è capitato spessissime volte di fare dei trattamenti o dei percorsi nei quali poi arriviamo a un certo punto e viene scoperchiato, diciamo così, il coperchio della pentola, si riesce a vedere cosa c'è sotto e la persona rimane come tralunata, no? Come dire, no, ma davvero, è vero, mi è successo questo, ma sai che proprio l'avevo rimosso, me lo sono proprio dimenticato, eppure era una cosa così importante che all'epoca mi aveva fatto pensare un male pazzesco, oppure ero rimasta così delusa o così arrabbiata per quell'evento lì. Ma siccome è stato così forte, per protezione l'inconscio lo rimuove, oppure ancora meglio lo mette in un cassetto. Ma non è Già che non ci sia più. Freud ne parlava più di 100 anni fa, quindi sì, e questo cassetto quindi è una forma di protezione. Sì, l'inconscio lo usa come protezione perché sarebbe molto doloroso convivere con questo tipo di ricordo. Adesso io in passato ho trattato molte persone che avevano subito abusi, proprio abusi dai propri familiari o insomma da persone vicine a loro. E c'erano le persone che di quell'abuso l'avevano poi sviscerato, sapevano tutto, magari non erano completamente fuori, però almeno l'avevano razionalizzato. Invece altre persone che assolutamente non si ricordavano niente di quell'abuso lì, però avevano sempre magari relazioni poco funzionanti o dolorose, fuggivano dalle relazioni oppure avevano malesseri tipici della donna per le mestruazioni, che riguardavano proprio il fatto di aver vissuto una violenza ed era stato talmente impattante che proprio boh, il cervello fa come due hard disk, uno con cui prosegue la propria vita e l'altro tipa il ricordo in quell'hard disk. Però poi ci sono eventi e momenti in cui queste cose riaffiorano. E
Dimmi, dimmi, Fabio. No, 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 continua, continua. Sì, e riaffiorano e spesso non in una modalità consapevole, ma in una reazione. Per cui uno si arrabbia o fugge o, non so, evita di mettersi in relazioni piacevoli, oppure subisce le stesse violenze. O il poco rispetto che ha avuto nel passato, solo perché questo ricordo continua come un giro che, sì, buonanotte, un disco che gira, okay, e riproduce sempre lo stesso suono. Arrivatevi. Infatti la mia seconda domanda era quella di quanto questi ricordi possono ricreare eventi futuri, praticamente, cioè in linea con quello che era accaduto in origine, al di là della memoria di abuso in generale, diciamo. Sì, proprio riproducono gli eventi a cicli, come proprio un disco che gira, e quando ritorni su quel tratto lì, ripeti l'evento. Quindi può durare un anno, 2 anni, 10 anni, ma le cose si ripetono proprio perché c'è una registrazione. Se noi non andiamo a intervenire su quella registrazione, ci domandiamo: ma perché mi capita sempre questa cosa qua? Non capiamo che è proprio perché l'abbiamo registrata e quindi è impossibile per un registratore cambiare quello che è stato registrato se non si interviene in qualche modo. Allora, ci sono situazioni come, vabbè, torniamo all'abuso solo perché mi serve per l'esempio. La persona rimane con un risentito non indifferente e secondo il mio punto di vista, ma penso un po' di tutti, ha bisogno di scaricarlo in qualche maniera, però non se lo ricorda, non se lo vuole ricordare, via dicendo. Crea delle vittime a volte perché, va detto, si arrabbia di più col marito, ma magari non se ne rende conto. Secondo te, questo ripetersi continuo di cui si parlava, ha bisogno sempre di una vittima o la persona, diciamo, trattiene, è più portata a trattenere e piuttosto ad ammalarsi magari? Cioè, secondo te qual è la strategia che seguirebbe di più una mente normale? Ma per la mia esperienza la persona tende a far finire la relazione, a trovare magari relazioni tossiche e poi di conseguenza le fa finire. Ma non è, chiaramente non è una cosa generalizzata, poi dipende dalla sensibilità della persona. Ci sono persone che l'hanno anche comunque risolte in qualche modo, però normalmente sì, o è vittima o fa delle vittime, proprio fa una strage. Conosco, mi ricordo una persona che molto molto bella e che aveva tantissime persone che le giravano attorno e le prendeva e poi le lasciava, le prendeva e poi le lasciava, dicendo che no, non è il tipo per me, perché comunque aveva avuto questa storia qua nel passato. Trovavami le scuse, insomma, non è il tipo per me, ma invece in realtà era lei che non riusciva a salvarsi. Non Dovrà. riusciva ad affidarsi, sì, proprio non si fidava interiormente della persona che attirava nella sua vita e quindi dopo un po' per proteggersi li lasciava, dicendo che appunto non erano adatti o che uno non lavorava o che non so, non si vestiva bene, qualsiasi scusa, qualsiasi pretesto. Le serviva per lasciare la relazione, ma è proprio una difesa dell'inconscio, per non affrontare quel tipo di intimità e di ricordo che ha messo nel cassetto. Poi c'è la genealogia. Allora, va detta una cosa che molte persone che ci seguono, l'età media è quella di avere già figli come il mio, che è maggiorenne praticamente, e quindi hanno già un adulto davanti, oppure piccolini, però con l'idea di cosa posso fare per queste memorie, a parer tuo. Torniamo all'abuso perché siamo ormai in tema, non era questo, diciamo, il mio intento, ma ormai siamo arrivati lì ed è giusto rimanere lì. Quanto secondo te una memoria non lavorata da questa, chiamiamola mamma,
può trasmettersi a un figlio, a una figlia, in questo caso poco importa se figlio o figlia, e come si può, secondo te, lavorarla? Cioè... Sì, e lì è ancora più difficile, perché se vai a intervenire, diciamo, sul figlio o sulla figlia, che magari non è per niente consapevole di quello che può essere successo ai propri genitori, si ritrova davvero a vivere esperienze e non capire perché le succedano determinate cose. Quindi si può intervenire certamente, però bisogna fare un'analisi diversa da quella che è l'analisi razionale mentale, perché il figlio, a meno che non gli sia stato comunicato, non lo può sapere, ma sente dentro di sé sicuramente un disagio, per cui o rivive le stesse dinamiche oppure fugge da quelle dinamiche, ma non ha sicuramente dei rapporti equilibrati o una vita equilibrata. Quindi certo. Quindi diciamo che se ha problemi la mamma nelle relazioni, le può avere, penso per esempio alla comunicazione non verbale, che si dice pare al 99,99%, quindi trasmette alla figlia il senso di rifiuto verso gli uomini, giusto questo che Oh. volevi dire? Sì. C'è anche magari il cambiamento di sesso, no? Credo che magari una donna si rivolga ad un'altra donna piuttosto che a un uomo, perché forse i genitori hanno vissuto comunque questo tipo di rapporto in una maniera poco sana. Quindi sì, assolutamente, lo sappiamo, si trasmette tutto, noi ereditiamo non solo dai nostri genitori, ma dai nostri nonni o dagli avi prima di loro, e quindi a livello di DNA conserviamo sempre un ricordo, una memoria non consapevole. Ecco perché le tecniche che usiamo vanno proprio a riportare alla luce questi ricordi, queste programmazioni, per poi deprogrammarle, perché lo scopo è quello di deprogrammare e fare una programmazione che può attirare relazioni sane, che può attirare una realizzazione personale, senza più una reazione a livello inconscio, per cui ci ritroviamo in eventi che non vorremmo assolutamente. A proposito di deprogrammare, nel senso di capire cosa la nostra... Portate pazienza un attimo, sto facendo un'operazione che fra poco capirete perché la sto facendo. La nostra Gabriella fa. Allora, questo è il suo sito, diciamo, il sito, voglio dire, il nostro sito dove c'è all'interno della Nez Academy, la sua pagina dedicata. E qui avete tutte le informazioni, perché lei ha detto deprogrammare, programmare, via dicendo. Però qui avete comunque, perché qualcuno si chiederà: ma cos'è sta cosa qua e là? Avete delle informazioni in più. Certo, non è che si riporta tutto quello che fa Gabriella, però un accenno alle linee guida di quello che lei fa in quelli che sono gli incontri privati, poi in cosa lei è specializzata, che cosa propone come percorsi e via dicendo. Poi qui sotto, ok, avete la possibilità di compilare, quindi nome, cognome, via dicendo, i dati, diciamo, per un contatto semplice, e venite contattati. Noi abbiamo la politica, lo dicevo l'altro giorno, di chiamare una volta, a meno che la persona non risponde, quindi un attimino di messaggio, di dire siamo noi. Dopodiché non facciamo più nient'altro, perché non amiamo perseguitare le persone. Ecco, sia chiaro questo. Siamo qui per proporre, se la persona interessa, bene, altrimenti. Poi vengono decisi eventualmente il giorno, l'ora, e vengono date tutte le informazioni necessarie. Mi raccomando, se sei arrivato a questo video, significa che un motivo c'è. Non è solo sentir dire deprogrammare e programmare, vuol dire anche agire. Giusto, Gabriella. Assolutamente sì, e non è mai un caso, no? Quando ci arrivano determinati video, vuol dire che siamo pronti ad affrontare quella cosa lì o a superarla, soprattutto. Non è mai un caso. Su questo, guarda, a volte ti passano davanti libri, ma non li vedi.
e altre volte li hai comprati ma non li hai letti, poi dici ma io l'avevo comprato questo, ma davvero? Oppure addirittura ti accorgi che ne avevi sottolineato una parte e poi abbandonato, perché non... e poi ti rendi conto che all'epoca dici non ero pronto per leggere tutto questo, ecco perché mi sono fermato o fermata che sia. Bene, io leggerei, se d'accordo, quello che scrive la nostra amica Elena, sei d'accordo? Sì, sì, assolutamente. Allora, noi diciamo solo la prima sigla del cognome, tanto perché si, la persona capisca che stiamo parlando di lei, Elena A. Allora, ciao Gabriella. A me fin da bambina succedeva che quando camminavo sulla riva del mare, tra l'altro fra poco vedrete Gabriele in azione, sulla riva del mare, avevo ansia e problemi di equilibrio. Nel 2010 andai al mare con una donna della routine della mia città. Caddi a terra, non stavo in piedi. Da quel momento avevo forti vertigini. Andando al mare, scusate, c'è un problema di virgole, chiedo scusa, andando al mare, la situazione peggiorò. Da che cosa dipende? Ti ringrazio infinitamente, ringrazio tanto anche Fabio, grazie a te Elena, e ti è chiara, penso, perché è abbastanza diretta, come, cioè ben precisa, ti è chiara come domanda? Sì, sì, direi di sì, sì, sì. No, ho capito che comunque già da piccola perdeva l'equilibrio andando al mare, e che poi gli si è riproposto questo evento, proprio quello che dicevamo prima, sì. E ha riperso l'equilibrio, insomma è stata male, ha avuto ansia e non sa perché. E la situazione, peggiorò, ha specificato. Bene, allora, io adesso come... accade in tutti questi tuoi salotti, ti metto appena schermo così la gente vede cosa sei capace di fare. Guarda che qui state vedendo la punta dell'iceberg, intendiamoci, perché non è che fa una sessione online in 5 minuti. Bene, buona lettura, buona canalizzazione, chiamiamola come vogliamo, Gabriella. Ok, ci vediamo tra poco, ciao ciao. Grazie Fabio, grazie. Allora, metto gli occhiali e mi collego a Elena. E facciamo questa connessione col cuore per vedere appunto la verità attraverso il cuore. E mi arriva subito una bambina che è stata un po' forse ritenuta fragilina di salute, o comunque è stata un po' messa, cioè vista come una bambina delicata, per cui da proteggere. E proprio mi arriva un qualcosa verso i 6-7 anni, dove forse si è ammalata per una semplice influenza o comunque anche le malattie dei bambini. E i genitori tendevano sempre a super proteggerla, super, come posso dire, prendersi cura di lei. Passatemi il termine super, per dire che aveva un'attenzione molto focalizzata su questo aspetto, sull'aspetto della salute, dell'integrità. Quindi andiamo a vedere che cosa ci dice il fotogramma quantistico, come possiamo aiutare Elena a riprendere, a ritornare a quel ricordo lì e capire perché lei perde l'equilibrio, soprattutto quando si trova vicino al mare. Quindi andiamo a vedere che cosa serve: fisico, emozionale, mentale, spirituale, ferite dell'anima. Rifiuto, abbandono, tradimento, ingiustizia, umiliazione. Quindi andiamo subito sulla ferita da umiliazione, ed è come se lei fosse sempre stata, come posso dire, non ritenuta abbastanza forte per affrontare delle cose, anche da bambina. Quindi questa super protezione, iperprotezione che vedo da parte dei genitori, per cui non si poteva muovere come voleva,
ed era sempre controllata, non so, che non si facesse male, che non si sporcasse, che non esagerasse nel giocare, non so, i classici bambini che non devono sudare troppo perché altrimenti si ammalano, non devono saltare troppo perché si possono fare male. Ecco, questa sorta di controllo per prendersi cura di lei nella migliore maniera. E quindi io la sento come se lei avesse subito un'umiliazione in questo, nel senso che magari gli altri bambini potevano giocare come volevano, e invece lei doveva sempre limitarsi, ok? Quindi andiamo a vedere come possiamo aiutarla. Luci, colori, suoni, frequenze. Quindi diamo una frequenza, che la frequenza non è solo una semplice frequenza, ma è proprio un'intelligenza, e a seconda del numero che io pronuncio va poi ad intervenire, ad aiutare Elena su determinate cose. Quindi frequenza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Vediamo se abbiamo bisogno di altre informazioni, è un sì, e che cosa le occorre. Due punti, vite passate, universi paralleli, linea del tempo. Quindi andiamo sulla linea del tempo. Non so quanti anni ha, quindi iniziamo dalla nascita. Quindi ha 1 anno, 2 anni, 3 anni. È successo qualcosa a 3 anni riguardo a questo? Vediamo che cosa. Può essere che o ha fatto un viaggio in mare, perché vedo lei in macchina, nel sedile dietro, è come se questa macchina però barcollasse un po', che per me significa o una strada con tante curve, no? Per cui lei ha sentito proprio questa specie di mal di mare, o proprio una vacanza, una gita o un tragitto fatto su una nave, ok? Però il senso è sempre mal di mare, quindi qualcosa che non è stabile, si muove, e per cui lei lo risente magari quando si trova vicino a ambienti in cui non c'è una stabilità, una fissità, come può essere una strada dritta, o qualcosa di solido. Quindi vediamo come possiamo aiutarla. Luci, colori, suoni, do, re, mi, fa, sol, la, si e do. Quindi vediamo se abbiamo bisogno di altre informazioni. Sì, e che cosa abbiamo bisogno? Allora, fisico, emozionale, paura, rabbia, tristezza, vergogna. Quindi umiliazione e vergogna sono associate. C'è stato sicuramente, o ci sono stati sicuramente, degli episodi per cui lei ha sentito vergogna e umiliazione. Non voglio andare troppo nel delicato e nell'intimo, quindi mi limiterò soltanto a trattare queste due informazioni senza andare a capire cosa è successo realmente. Perché in questo momento sento di non dover andare oltre, perché forse è una cosa più delicata di quanto si possa pensare. Quindi andiamo a vedere come possiamo aiutarla. Luci, colori, suoni, frequenze, simboli, emozioni. Emozione positiva, sì. Vediamo quale. Coraggio, gioia, determinazione, forza. Quindi non è un'emozione, è una condizione, però mettiamo proprio la forza in lei. E poi andiamo a vedere che cosa le serve. Luci, colori, suoni, frequenze, emozioni, simboli. Vediamo quale simbolo arriva. Ok, allora il simbolo che mi arriva è come se l'ago della bilancia si fermasse a metà, proprio in perfetto equilibrio. Quindi io le metterei questo simbolo proprio per rimanere in equilibrio anche in situazioni in cui l'equilibrio potrebbe perderlo. Vedi il mare, se sei su una barca e soprattutto se il mare non è così calmo e agitato, sicuramente tenderai a perdere l'equilibrio, e quindi se hai questo ago della bilancia che ti riequilibra, riesci a rimanere
stabile, ferma anche in una situazione, chiamiamola così, burrascosa o agitata. Quindi mettiamo questo simbolo, vediamo su quale chakra, primo, secondo, terzo, quarto chakra, quinto, sesto e settimo. Quindi mettiamo il simbolo della bilancia, dell'ago della bilancia sul quarto chakra e quindi sul cuore. Vediamo quali informazioni arrivano ancora. Allora, due punti, vite passate, universi paralleli, linea del tempo. Andiamo sullo specifico. Allora, archi di riflesso, scansione del corpo, elementi, cinque elementi: fuoco, legno, acqua, metallo, terra. Quindi bisogna andare a riequilibrare il metallo, secondo la medicina cinese, e vediamo con che cosa: luci, colori, suoni, frequenze. Frequenza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Abbiamo bisogno di altre informazioni? Qua dice di no. Ok, io ho finito, Fabio. Spero di essere stata utile. Ad Elena. Eccomi qui, sicuramente lo sei stata anche perché hai fatto un documentario, diciamo, di tante cose. Io tra l'altro mi sono preso nota di alcune cosine che mi hanno un po' preso, ecco, l'attenzione, perlomeno a me in modo particolare. Umiliazione, lei non poteva giocare, ma doveva limitarsi. Quindi questa forma di umiliazione che uno può vivere anche attraverso il gioco. Io me le ricordo certe cose per quello che mi ha toccato, ecco. Non che a me avessero proibito qualcosa, avevo parecchie cose, ecco, che vabbè, la bicicletta, la palla, non è che avessimo i videogiochi di oggi o... E poi gita fatta che barcollava mal di mare. Quindi queste cose, ecco, mi hanno... E penso ci siano tante persone che vivono fenomeni di questo tipo, praticamente, al di là di se è gita o se non è gita. Te ne capitano tanti, penso. Sì, capitano. La cosa che mi stupisce sempre di questi fotogrammi quantistici è che poi quando ci pensi dici è vero, ha tutta una logica, mentre prima dici boh, chissà dove saranno gli eventi, no? Quindi il fatto ad esempio dell'umiliazione, per me nella mia concezione di umiliazione è qualcuno che viene sgridato, qualcuno che è denigrato e non qualcuno che è iperprotetto. Okay? Quindi il fatto di sentirsi meno a volte arriva anche dal fatto che si è avuto troppa cura per il bambino e non so, forse un troppo bene o un'esagerazione da questa parte, e si è limitato il bambino a fare le cose che facevano gli altri. Quindi uno si è sentito umiliato in un altro senso, al quale io non avevo mai pensato. È sempre, mi meraviglia sempre questa associazione che arriva durante il fotogramma quantistico. Sì, Fabio, è Cos'è? proprio. Intendi tu? Perché c'è sempre gente nuova per fotogramma quantistico, se puoi dare una definizione così, quelle sintetiche, ovviamente, perché chissà quanto è grande l'argomento. Sì, fotogramma quantistico, diciamo che quando uno parla di fisica quantistica parla sempre di infinite possibilità, ok? Sia passate che future, anche perché sappiamo che almeno attraverso la fisica quantistica il tempo non esiste, coesiste tutto in questo momento. E quindi io ho sviluppato negli anni la capacità di vedere dei fotogrammi, sia passati che futuri, che mi collegano alla persona o che informano la persona di quale cosa sta seguendo, che di solito ne è inconsapevole. Quindi Certo. riesco proprio a vedere le immagini, i fotogrammi di quella cosa lì, anche di vite passate, oppure appartenute, eventi appartenuti ai genitori o agli avi. Quindi è molto carina questa cosa, perché riesci ad associare delle cose che non penseresti mai in quella posizione lì, cioè vai oltre la mente. E Quindi infatti, infinite possibilità, insomma, che noi possiamo avere di fotogrammi.
Assolutamente, possiamo anche collegarci, la bellezza è questa, che possiamo anche collegarci a dei fotogrammi futuri e i fotogrammi futuri si possono anche scegliere, quindi si può fare proprio il Una discorso. futura programmazione, diciamo. Perfetto, bravissimo. Quindi per quello che io chiedo sempre, qual è il tuo obiettivo? Perché poi dal futuro noi possiamo risalire al nostro presente, proprio il contrario di quello che si pensa normalmente. Chiaramente modificando delle informazioni e prendendo altre informazioni. Certo. Questo della programmazione del futuro, chiamiamola così, è una cosa molto interessante perché ti permette in un certo senso di dire, vabbè, fino adesso mi è andata come mi è andata, va bene, ci posso apportare, l'inconscio ci permette di fare un po' tutto, insomma, però almeno quello passato non lo posso modificare sul piano conscio, ma quello del futuro magari anche sì, in questo caso. Quindi, ecco, mi raccomando di ricordarvi tutti quanti di cliccare su nezacademy.net/operatori/GabrielaCorna per vedere la pagina che vi ho fatto vedere prima, perché così avete la possibilità, trovate tra l'altro il link in descrizione come sempre qui sopra in Facebook e qui sotto in YouTube. Mi raccomando perché, ripeto, se vi è capitato questo fotogramma quantistico di vedere questo salotto, vuol dire che dovete agire sui fotogrammi quantistici. Me la sono girata un pochetto, insomma, ecco. Ma non è mai un caso, quindi sappiamo benissimo che non ci arrivano le cose così. Certo. Bene, Gabriella, se no, se è fatto abbastanza lungo come salotto sto giro, però interessante ovviamente, anche perché la domanda ha richiesto una certa, diciamo, ha richiesto tanto a te, perché continuavi a dire sì, c'è bisogno, sei proprio una persona che non si arrende, se è richiesto di più continui. Bene, Gabriella, io ti ringrazio tantissimo e ti auguro il meglio, auguro a tutti quanti il meglio e mi raccomando di prendere in considerazione il link. Al massimo fate le vostre considerazioni. Ok? Un abbraccione, Gabriella. Grazie a te, Fabio, e a tutta la community. Infatti, a tutta la community. Ciao, 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 ciao.